C'è Sofia Tornambene sulle onde funky. Buongiorno, grazie per aver accettato questo invito. Grazie a voi. E forse la difficoltà maggiore è già pronunciare bene questo nome, Sofia, e credo che sia una cosa che uno si porta comunque dietro, dalle elementari al palco. Sì, questo cognome ha avuto moltissime modifiche durante il corso del tempo, tornan bene, cioè veramente moltissime sfaccettature. Poi per una attenta come te invece alle parole che già da adolescente, forse anche prima, le metteva insieme, le riuniva in un testo, forse è ancora più sofferente, no? Sentire storpiare. Però alla fine, ultimamente, guarda, non si sono più sbagliati ultimamente, però quando ero piccola, all'elementare, a scuola, veramente, ne hanno dette di tutti i colori. Però Però tu l'hai tenuto questo nome, questo cognome, l'hai portato anche su un palco molto importante come quello di X Factor e devo dire che nonostante tutto il tuo essere veramente amante, ecco, della musica, essere artista in qualche modo, consentimi questo termine, anche se tu sei giovanissima, ti ha premiato. grazie. Sì, io ho cercato di portare semplicemente me stessa, di valorizzare la musica, proprio il mio lato musicale, perché comunque è quello che faccio, è quello che mi piace, quindi ho cercato semplicemente di portare la mia musica senza, appunto, adesso non mi viene il termine, però comunque volevo portare semplicemente me stessa e riuscire a far immedesimare gli altri in quello che faccio e quello che amo fare. Tant'è che ti devo dire la verità, Sofia, a volte ho sofferto un po' alcune scenografie, alcune coreografie, alcuni travestimenti, anche se mi rendo conto che lo spettacolo è tutto, è anche follia, è anche creatività, nel senso di abiti, di colori, però mi sembrava che in qualche modo filtrasse un po' la tua verità. Tu non hai avvertito questa o ti sei divertita? Io mi sono divertita molto, comunque è stato bellissimo poter anche conoscere anche a vari lati della musica, non solo il lato musicale, ma proprio come si crea una vera e propria performance, come si pensa a ogni minimo particolare dai ballerini. Cioè, è stato veramente pazzesco, è stata una grande esperienza formativa. Quindi mi sono divertita, ho anche certe volte dato anche dei consigli per le scenografie. Ad esempio quella di C'est la vie, quando mi hanno messo sulla sfera da discoteca e sono stata salita in aria. Quella lì, ad esempio, l'avevo consigliato io di farmi volare e è stato pazzesco comunque provare le varie scenografie. Per cui quando uno poi insomma ci entra, ci prende pure gusto e dà anche dei consigli. Poi è stato proprio bello perché ci ascoltavano moltissimo ogni artista, quindi anche appunto le mie idee l'hanno poi messe in pratica e questo è stato molto bello. È stata quindi un'esperienza evidentemente, voglio dire, importante. Tu sei riuscita addirittura a portare una canzone tua, una canzone inedita scritta da te, che è A domani per sempre, una canzone che tu hai scritto tra l'altro da giovanissima. Sì, sui 14 anni, sì. Sì. Non è facile, insomma, in Italia, e anche per questo sei qui, io voglio, insomma, che tu ti faccia in qualche modo conoscere sempre di più al grande pubblico, perché in Italia cantautrici, donne, giovani, insomma, è tutto un insieme che potrebbe creare delle difficoltà, no? E in più questo lockdown che evidentemente ha un po' bloccato, no? Anche, come dire, questo percorso appena iniziato. Sì, infatti, certo, infatti io diciamo è come se avessi fatto una doppia quarantena, ecco, perché sono stata chiusa lì. Poi no, quando sono uscita, no, avevo voglia comunque di partire, di cominciare il mio percorso artistico, di fare sessioni di scrittura, comunque no, di iniziare. Però mi sono ritrovata chiusa qui dentro. Però inizialmente, dopo un periodo appunto in cui ero un po' triste per questa cosa, ho cercato di trovare i lati positivi, cioè che comunque
posso fare comunque tutto anche da qui. Sto scrivendo tantissimo, soprattutto in questo periodo che mi dà molta ispirazione. Poi ho ricominciato a suonare la chitarra e comunque sono immersa nella musica. Qui ho tutti gli Vedo, studi. Vedo. Hai praticamente uno studio di registrazione. Sono creata un mini studietto, ho tutto la scheda audio, microfono, tutti gli strumenti, chitarre, pianoforti. E ogni giorno io sto sempre qui dentro, sempre qui, tutto il giorno scrivo e sono immersa nella musica. Esco quasi solamente per mangiare. Sì. Però guarda, alla fine ho trovato il lato positivo e sono molto felice. Lo vedo perché hai un viso assolutamente ispirato e questa canzone, questo nuovo singolo invece, questa ruota panoramica è molto bello, tra l'altro che anche solo il titolo, no, dia quest'idea di vastità e di libertà. E sei riuscita però a, come dire, a pensarla, a strutturarla con un viaggio, ce l'hai fatta insomma prima che si chiudesse tutto. Sì, esatto, questo pezzo è nato appunto, adesso non mi ricordo se 3 settimane dopo, comunque da quando ero uscita da X Factor, e sono andata a Milano nello studio di Canova, che per me è stato un onore collaborare insieme a lui, un grande della musica italiana che ha collaborato con artisti che io amo, Tiziano Ferro, Jovanotti, e soltanto entrare in quello studio in cui sapevo che quegli artisti avevano inciso grandissimi successi, io veramente avevo il cuore in gola, ero emozionatissima. E la cosa bella è che questo pezzo è nato proprio dalla prima sessione, dal primo giorno in cui avevo un'ansia da prestazione, ero super emozionata, e invece è uscito proprio questo pezzo, Ruota Panoramica, e sono molto contenta anche perché appunto nonostante non ci conoscessimo ancora bene e mi avessero anche detto un po' di sperimentare, di provare a fare qualcosa di diverso, perché magari dalla diversità poi impari qualcosa di nuovo, impari qualcosa che magari ti rappresenta ancora di più. E con questo pezzo appunto è successo proprio questo, è diverso da Domani per Sempre come stile, no? È più movimentato, mentre Domani per Sempre è proprio una ballad. Però comunque mi rappresenta moltissimo, anche e soprattutto dal punto di vista di testo, perché è, diciamo, comunque un testo che ti fa ragionare molto profondo, che ha come tematica principale la spensieratezza, che in questo momento ci serve moltissimo e ci possiamo anche molto immedesimare, no? Tipo, il ritornello dice: sono solo in una giungla con il tempo che non passa, come appunto noi adesso, no? Io sono in questa stanza, sono da sola, però devo trovare un modo per uscire, anche solamente con la mente, sognando, e questa ruota panoramica è il mezzo che ci porta ovunque noi vogliamo essere in questo momento. Possiamo dire quindi, Sofia, che è una canzone che ti somiglia di più e che sviluppa di più quello che sei, no? Io trovo anche a livello vocale che ti permetta di, come dire, di andare anche su, forse su sfumature che non avevi avuto fino ad ora. C'è una canzone che ti ha aperto una serie di possibilità nuove. Sì, no, infatti questo brano è servito anche per mostrare magari un altro lato di me, no? E anche perché magari in un album è normale che non si possono mettere magari tutte ballad, bisogna anche variare un po', anche per non annoiare le persone e per accontentarle un po' tutte, ecco. E poi per essere, come dire, anche update, no? Perché ci sono questi suoni che ci influenzano, il mondo comunque, anche se al momento è chiuso, grazie anche appunto alla rete, alla possibilità di collegarsi, di ascoltare tutto, la musica liquida, voglio dire, il mondo ha un suono, no? Che continua ad evolversi, e mi sembra che con Ruota Panoramica tu sviluppi ancora meglio questa connessione, no? Col mondo internazionale. Sì, grazie. È una sensazione corretta. Adesso cosa succederà? Noi, voglio dire, sicuramente racconterai questa canzone, per fortuna il giornalismo musicale prosegue, anzi, forse si legge e si ascolta anche di più, no? In questo momento. E cosa succederà appena si potrà tornare alla normalità, Sofia? Appena appunto potrò uscire, quello che mi piacerebbe di più è tornare a cantare in mezzo alla gente, anche se purtroppo bisognerà aspettare ancora un po', perché appunto nei concerti o anche negli eventi è normale che la gente si raggruppa, quindi bisognerà aspettare ancora un po', però non vedo l'ora.
è la cosa che desidero di più, ricominciare a continuare a cantare in mezzo alla gente, vederli cantare insieme a me, vederli emozionarsi con le mie canzoni, continuare a scrivere, rivedere i miei amici, le persone che amo e che purtroppo adesso non posso vedere, e quindi questo. È un esercizio di pazienza che dobbiamo fare, questo per forza, anche per proteggere naturalmente la vita, perché alla fine insomma si può girare il mondo, ma se non si ha la vita non si può fare, non lo si può fare, e quindi mi sembra un sacrificio necessario, però è molto bello insomma poi aumentare anche l'attesa di quel che sarà e di rincontrare il pubblico. Domandone finale. Sofia, lo sto facendo a tutti gli artisti che incontro in questi giorni di lockdown. Secondo te ne usciremo migliori come esseri umani? Secondo me sì, perché stiamo cominciando a dare importanza anche alle piccole cose che magari prima non facevamo neanche caso ci fossero. Poi diciamo che questo periodo ci serve anche molto per sviluppare un po' anche la creatività, io penso, perché comunque siamo da soli in casa, non sappiamo cosa fare e dobbiamo, diciamo, cercare un modo, no, per passare il tempo, diciamo, attivarci con la mente, cercare anche di fare cose che non pensavamo mai di fare, capito? Bisogna cominciare a ragionare e a essere creativi. Userò la tua ruota panoramica, Sofia, perché anzi useremo questa ruota panoramica così romantica anche come oggetto, come monumento, tante città, no? Da Londra, Vienna, dalla London Eye, insomma hanno queste ruote meravigliose, noi useremo la tua per fuggire, anche solo per sognare. Grazie davvero, sì, Sofia, sì. E alla prossima. Ciao, grazie. Ciao, buona giornata.